Buongiorno a tutti, sono Roberto Pudu della SOIM, Studio Immobiliare di Cagliari. Oggi vi presento un nuovo immobile sul mercato, siamo a Quarto Sant'Elena e siamo in un appartamento di tipologia duplex. Siamo subito presenti dalla porta d'ingresso di quello che è il soggiorno. Soggiorno impreziosito da un parquet con gli inserti in pietra lungo tutto il perimetro del soggiorno. E questo splendido camino che fa da cornice chiaramente al soggiorno. Nella distribuzione degli ambienti, dal portoncino blindato all'ingresso, abbiamo da questa parte scala che ci porta al piano di sopra, dove sono presenti due camere da letto, un bagno e due verande. Un soggiorno molto luminoso, soprattutto anche perché siamo in una zona ottimale, siamo vicini alla via San Benedetto. Abbiamo una corta finestra, un'ampia finestra e soprattutto un'altra finestra che illumina tutto il passaggio sulle scale. Da questa parte, tramite la porta finestra, si accede a una veranda su cui hanno affaccio, tramite porta finestra, sia il servizio che vedremo tra poco, che è la cucina abitabile. Altra piccola particolarità è il fatto che qua davanti a noi abbiamo una scuola che ha accesso dalla via perpendicolare. Quindi le altezze ci consentono comunque di godere non solo da questo piano, ma anche dal piano superiore di un ampio panorama. Proseguiamo la visita. Da questo ambiente, dal soggiorno, si passa al disimpegno, dove abbiamo un servizio e la cucina abitabile. Entrando nel servizio, comunque un servizio completo con lavandino, doccia e da questa parte bidet e WC. Porta finestra che accede alla veranda e da questa parte, andando a ritroso, entriamo nella cucina abitabile. Ricordiamo che l'immobile è condizionato sia nel soggiorno che al primo piano, è dotato di un impianto d'allarme centralizzato. Da questa parte cucina abitabile con spazio a disposizione e da questa parte tutta la zona servizio fuochi. E nell'uscita poi tramite porta finestra sulla veranda, notiamo subito che la prima parte della veranda è sicuramente veranda abitabile. Da questa parte, tramite porta soffietta, abbiamo tutti i servizi: caldaia, scaldino e lavello con zona lavanderia. E da questa parte, giusto per farvi notare, abbiamo diverse ampe per quello che può essere appunto una profonda dispensa o zona di postiglio. Giusto per notare un attimo, quello che è il panorama è la veranda che stiamo calpestando, dal quale ha accesso la porta finestra del soggiorno, la porta finestra della zona del servizio e qua della cucina. Ripercorriamo dalla cucina abitabile al disimpegno, al soggiorno per accedere alla zona notte al piano superiore. Scale anch'esse dotate di parquet, ampio sovrascala sopparcabile. E siamo arrivati al primo piano. Nella distribuzione degli ambienti abbiamo da questa parte la cameretta, un bagno completo e qua la camera matrimoniale, ambedue con una veranda. Iniziamo dalla cameretta. Cameretta molto ampia, sempre con parquet, tutta la zona notte superiore con parquet. Piccola particolarità, abbiamo questo velux elettrico comandato tramite una pulsantiera sia per l'oscurante sia per il basculante apribile che per la zanzariera. Può essere utilizzato anche un telecomando eventualmente. Da questa parte porta finestra, accediamo alla veranda coperta, ampia da poter anche ospitare una zona di postiglio. Da questa parte abbiamo il cortile condominiale dove abbiamo al piano terra il posto auto coperto. Ripercorriamo la cameretta e andiamo
a visitare il bagno superiore. Bagno completo, dotato di lavello, bidet, WC e vasca. Da questa parte visitato il bagno, accediamo alla camera matrimoniale. Ampia camera matrimoniale e da questa parte vi faccio subito notare quello che è il panorama che possiamo godere da questo piano. In lontananza vediamo il termine della città di Quarto che dà sulla 554 e, piccola particolarità, notiamo che lì in fondo c'è un parco, uno dei tanti parchi presenti in zona, quello nella fattispecie dotato di un parco giochi per bambini. Altro parco lì in fondo, come potete vedere, una zona comunque di recenti costruzioni, e poi ci vediamo al piano di sotto per i saluti finali. Ripercorriamo dal disimpegno alle scale. E da questo bellissimo ambiente vi salutiamo ricordandovi che abbiamo visitato un trivano, Billy, un ampio trivano con due bagni, una cucina abitabile, siamo a Quarto e di pertinenza abbiamo un posto auto, un ampio posto auto coperto e più la possibilità di avere anche un garage fronte strada dotato di serranda di ben 35 metri quadri. Un ottimo investimento da mettere all'appartamento. Io vi saluto, sono Roberto Puddu della SOIM, Studio Immobiliare di Cagliari. A voi tutti buoni acquisti immobiliari. Vi consiglio di andare a visitare la mia pagina Facebook, Roberto Puddu, agente immobiliare. Buona giornata.